Sigla. Allora, oggi voglio parlare di un film che purtroppo ho visto molto in ritardo, nel momento che quando è uscito circa un paio di settimane fa ero a Apple Comics e non ho avuto modo di vederlo fino alla scorsa domenica. Adesso però ne posso finalmente discutere con voi e, come si suol dire, meglio tardi che mai. Sto parlando di un film della 16 per la regia di Shane Black ed è The Nice Guys. Allora, questo film incuriosiva per due motivi principalmente. Innanzitutto perché a me Shane Black piace, soprattutto come sceneggiatore, di lui parleremo tra poco, e poi perché veramente in tantissimi avete cominciato a scrivermi sia pubblicamente che in privato chiedendomi di parlarne, perché a detta vostra era veramente bello. C'è chi addirittura lo definiva un capolavoro. Sono andato in sala non aspettandomi un capolavoro, non lo faccio mai quando qualcuno dice che un film è un capolavoro, perché so che si tende spesso ad esagerare e mi metto nel mazzo, anche io spesso magari a caldo esagero, poi ci pondero un attimo prima di parlarne in un video. Una volta lo facevo di meno, adesso ci faccio più attenzione, però sono rimasto veramente soddisfatto. Non sarà un capolavoro, ma è sinceramente uno dei migliori film action che abbia visto negli ultimi anni. Dunque, chi è Shane Black? Molti lo conosceranno perché ha diretto film come Kiss Kiss Bang Bang con Robert Downey Jr. e sempre con Robert Downey Jr. il tanto da me odiato Iron Man 3. Ora, non voglio iniziare una discussione su questo film perché ho avuto modo di parlare ampiamente sia nella recensione adesso dedicato che in una montagna di altri video, un po' sulla pagina, più ne metta. A me non è piaciuto, ma se invece voi l'avete apprezzato, nulla da dire, sono gusti. Io non l'avevo trovato interessante. Certo, si vedeva la mano di Shane Black, ma Black è conosciuto soprattutto come sceneggiatore, perché c'è stato un periodo negli anni 90 in cui era lo sceneggiatore più pagato di sempre e ha creato i personaggi di Arma Letale, perché ha scritto il primo film, ha scritto la prima stesura del secondo, poi aveva abbandonato il progetto per divergenze creative con la produzione, però risulta comunque accreditato. Ha sceneggiato anche Last Action Hero, ad esempio, con Schwarzenegger, uno dei film della mia infanzia. Quindi stiamo parlando di uno che sa sicuramente il fatto suo, uno che ha creato il buddy movie per antonomasia, perché Arma Letale è qualcosa di meraviglioso, non solo il primo ma tutti quanti i film della saga, quale più, quale meno. E sinceramente questo Nice Guys mi ha veramente, ma veramente divertito, perché è un buddy movie con due interpreti d'eccezione, perché la strana coppia sullo schermo questa volta è costituita da Russell Crowe e da Ryan Gosling, e effettivamente quando senti i loro nomi affiancati pensi questi sono mal assortiti proprio come attori, e invece porca di quella puttana quanto sono stati bravi. I personaggi sono scritti con una maestria incredibile, Black colpisce ancora, e dove Russell Crowe è sicuramente un pochino più cazzuto, più cararmato, Ryan Gosling invece è un detective tutto sommato bravo, ma che si perde nel vizio dell'alcol, combattute idiote, ha questa fissa per un personaggio storico in particolare che non dirò, ma che mi ha ammazzato da ridere perché lo ficcavo in ogni battuta che faceva, pensavo, ma perché è fissato con lui? E davvero ha dei momenti che sono strepitosi. L'azione è molto interessante, ben diretta, perché ricordiamoci che Black non è solo un bravo sceneggiatore ma anche un discreto regista, non che qui abbia messo in gioco una regia magistrale, però è riuscito a fare molto bene alcune cose, ad esempio i momenti in cui ci sono le scazzottate, combattimenti corpo a corpo oppure le sparatorie, è tutto molto chiaro, e devo dire che il ritmo mi coinvolgeva. Non c'è un secondo in cui il film cali di ritmo, le battute sono sempre pungenti, sempre presenti e non annoiano mai, non sono mai ridondanti. Addirittura ho apprezzato grandemente il fatto che Black, come al suo solito, abbia inserito il classico personaggio ragazzino, no? Perché di solito lui inserisce questi bambini che facciano da contrappunto al o ai personaggi barra personaggi protagonisti, che in questo caso sono due. L'aveva messo anche in Iron Man 3, il bambino irritantissimo interpretato da Ty Simpkins, che sarebbe andato a interpretare anche il fratellino minore di quello fissato con la figa in Jurassic World. E
Ty Simpkins lo troviamo anche in questo The Nice Guys. Quando l'ho visto all'inizio film ho pensato: Dio no, ma perché ancora lui? E invece era solo un cameo, perché si vede che a Black era piaciuto molto come interprete. In realtà il personaggio minorenne di questo film non è un bambino, un ragazzino, ma una ragazzina, la figlia del personaggio di Ryan Gosling, Holland, e devo dire che è perfetta come personaggio, perché comunque non è fastidiosa, viene un minimo svisciato il rapporto tra il padre, ma non troppo. Si capisce che lei lo detesta per alcune cose, ma lo ammira per altre. Insomma, è un personaggio che poi tra altre cose è anche narrativamente fondamentale, perché alcuni momenti sono possibili nel film grazie al suo intervento. Quindi finché mi si contestualizza un personaggio del genere, a me va più che bene. E io ho adorato il fatto che l'ambientazione sia quella degli anni 70 a Los Angeles, perché questo è sì un buddy movie, perché non sapesse, buddy movie sono i tipici film polizieschi in cui i protagonisti sono una coppia di detective o comunque personaggi che hanno a che fare col mondo della polizia, che comunque sono invischiati in qualche affare poco pulito, tra virgolette, che hanno a che fare con la malavita. E per appunto ci è dato prima Arma Letale, ma un altro bellissimo buddy movie recente era stato Jimmy Bobo Bullet to the Head di Walter Hill, regista di 48 ore, altro grande film di quel filone. Insomma, stiamo parlando di un filone che è ormai un po' morto, nel senso che non va più come andava una volta, andava soprattutto negli anni 80 e per gran parte degli anni 90. Però non è solo un buddy movie questo The Nice Guys, è anche un noir, vi ho detto, come un noir. Certo, non ha forse i toni cupi tipici del noir, è anzi molto colorato, con colori sgargianti, spesso e volentieri luci al neon tipiche dell'atmosfera anni 70, con una colonna sonora tutta composta da brani notissimi di quell'epoca. Tante cose, ce n'è uno in particolare che apre il film che mi è piaciuto tantissimo, però non vi voglio dire nulla, perché comunque non voglio fare spoiler. Ma potrebbe dire: mi dice la traccia, mi fai spoiler. Beh, certo, perché comunque non è tanto uno spoiler in sé, però tolgo un po' il gusto di scoprire l'atmosfera pian piano. Quindi sappiate solo che ci sono tanti brani che riconoscerete sicuramente e che sono inseriti e ben contestualizzati, inseriti nel contesto in maniera ottima, sono ben contestualizzati. E per appunto, dicevo, è un noir perché ricalca gli stilemi tipici di questo genere mettendoli alla berlina, così come hanno fatto altri film prima di questo. Ad esempio, un film che metteva la berlina in maniera molto interessante, il noir, era Il Grande Lebowski. E infatti, guarda caso, tantissimi mi hanno scritto in privato dicendo: ma quando lo vedrai, dimmi se anche a te sembra di vedere un po' l'atmosfera del Grande Lebowski, perché comunque l'ambientazione è sempre quella di Los Angeles, l'epoca no, perché comunque Il Grande Lebowski era ambientato nel 91. Però comunque abbiamo anche come nei noir l'incursione nel mondo del cinema, ma esattamente come nel Grande Lebowski abbiamo l'incursione nel cinema a luci rosse, quindi uno degli stilemi tipici del noir che viene ribaltato, che viene messo un po' in ridicolo. E un altro film che faceva una cosa di questo tipo, no? Che metteva la berlina, questo tipo di genere, sempre però con colori sgargianti, perché anche quello era ambientato negli anni 70, era Il Meraviglioso Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson, uscito qui in Italia l'anno scorso, tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Pynchon. Se non avete letto il romanzo, fatelo, perché è fantastico. Pynchon solitamente scriveva romanzi molto difficili da comprendere, perché proprio utilizzavano uno stile di scrittura veramente particolare, ermetico, chiuso, insomma non erano per tutti. Invece Vizio di Forma è un romanzo delizioso, con uno stile perfettamente comprensibile e bellissimo, e il film è fondamentalmente una trasposizione scena per scena del libro. Però si sente tantissimo il fatto che sia diretto da Paul Thomas Anderson. Insomma, stiamo parlando di una pellicola meravigliosa, e questo The Nice Guys ha unito un po' gli aspetti del Grande Lebowski, Vizio di Forma, e li ha serviti a quello che è il buddy movie. Però fondamentalmente troviamo tantissimi degli elementi che caratterizzano quelle due pellicole. Questo l'ho adorato. Poi oltretutto mi piace il cinismo con cui vengono trattate alcune situazioni. La morte è costantemente presente, ma viene sempre messa in ridicolo. È una morte però che non è come nei film
Tarantino che è talmente esagerata da non sentirsi. No, anzi, qua quando i personaggi muoiono, magari ci ridi sopra perché muoiono in una maniera che viene effettivamente analizzata con black humor, però comunque la morte la percepisci, non è una morte fittizia, magari viene messa in ridicolo, ma c'è. Quindi è un modo molto interessante di trattare questo tipo di materia e devo dire che Black ha realizzato un'ottima variazione sul tema, perché al giorno d'oggi realizzare un buddy movie che sia anche un po' noir non è certamente una cosa facile. Allora, va detto che i film action pigliano sempre. Adesso imperversano i blockbusteroni come ad esempio i cinecomic, che di fatto sono film d'azione ma con i supereroi. Hanno un po' sostituito quelli che erano i film action di una volta, con gli attori super muscolari, ci sono ancora ma indossano la calzamaglia. E quello che è interessante è che ad esempio Iron Man 3 era un po' un buddy movie supereroistico, e a me non è che non fosse piaciuto quell'aspetto, erano altre le cose che non mi erano piaciute, però come ho detto prima si sentiva la mano pesante di Shane Black. Però Black secondo me rende al meglio con film in cui può dedicarsi direttamente a questo tipo di filone, perché comunque lui non è uno che prende e si mette a girare il buddy movie, no, è uno che ha sempre sperimentato. Ti scrive Arma Letale e abbiamo Arma Letale, che è un po' il, diciamo, il non tanto il capostipite quanto uno dei film più rappresentativi di quel filone. Poi a un certo punto decide che ha voglia di scrivere Last Action Hero, un film molto particolare dove uno dei due compagni è il bambino ragazzino di cui la figura di cui si parlava prima, e l'altro è Schwarzenegger, ma c'è il metacinema, perché il ragazzino finisce dentro il film, poi tira fuori l'attore del film che non riesce a interfacciarsi col mondo reale, dove niente è perfetto come invece lo è nei suoi film. Quindi anche lì ecco che abbiamo un tipo di trattazione della sette, ma tra l'altro il villain era Charles Dance, ovvero Tywin Lannister più giovane, con quell'occhio di vetro che cambiava a ogni scena, ed era veramente fantastico. E poi va a scriverti e dirigere un Iron Man 3, un film che per l'appunto è un'altra variazione sul tema. Insomma, non scrive o gira mai lo stesso tipo di film Shane Black. Lui sperimenta senza però allontanarsi da quello che sa fare meglio, e secondo me è una cosa ottima, e in questo caso è riuscito a fare una cosa che, come dicevo, non era facile, ovvero a rendere redivivo un filone, ma soprattutto cambiarlo e ibridarlo con un altro genere che ormai è abbastanza scomparso e che a me è tanto caro, ovvero il già tanto citato genere noir, che peraltro è un genere difficilissimo da fare. Insomma, Black segue la regola per cui se vuoi portare sullo schermo un genere, un filone che ormai non è più tanto in voga, hai diversi modi per farlo, ovvero quelli che avevo citato anche nella recensione di Per un pugno di dollari. Puoi farne una parodia, oppure puoi fare semplicemente un film che ricalchi perfettamente quel genere o filone, e quindi diventa, in questo caso potrebbe, non è questo il caso perché ha fatto un'altra cosa, ma se avesse fatto un buddy movie fatto finito, sarebbe stato un buddy movie fuori tempo massimo, per dire. Ogni tanto ne ciccia fuori ancora qualcuno, però diciamo che è stato un po' assorbito, no? Non è più il genere in voga. Oppure puoi fare una cosa come quella che ha fatto lui, ovvero prendere qualcosa di nostalgico e metterci del suo, rimpastarlo con qualcos'altro, creare un mischione, così che ne venga fuori qualcosa di nuovo, perché di fatto un film come The Nice Guys ultimamente non si era visto al cinema, un film con questo livello di adrenalina, questo livello di divertimento, perché di fatto è un film che ammazza dalle risate. Io sono andato a vederlo con Arianna, eravamo piegati in due, la sala non era stracolma, perché purtroppo questo film non ha incassato bene a botteghino né qui né oltreoceano. Però effettivamente le persone che erano in sala ridevano della grossa, cioè, perché comunque è impossibile non ridere, ma soprattutto per via di Ryan Gosling, perché Russell Crowe fa un po' la parte del duro, un po' sornione, che fa anche lui battute, che però ha un passato, ha una sua poetica che viene a malapena toccata, ma per quel poco che te la tocca Shane Black riesce proprio a scolpirti il personaggio nella mente in modo che tu quasi non vuoi saperne altro, perché è già affascinante così, sapendo quel poco, così come anche il personaggio di Ryan Gosling. Solo che Gosling è stato il vero mattatore, perché ha utilizzato al massimo il linguaggio del corpo. Oltretutto lui è un attore abbastanza poliedrico, perché riesce a inquietarti in un film come Drive di Refn o anche in Io sono in Solo Dio Perdona, riesce a divertirti nella Grande Scommessa, che era un film però che magari ti faceva anche sorridere in alcuni momenti, ma poi ti stampava un broncio amaro sul volto, che era
pazzesco. Già lì mi era piaciuto in questa veste più comica. Comunque ricordiamoci che Ryan Gosling viene dalla televisione, precisamente da Young Hercules, quindi stiamo parlando di degli esordi non proprio felicissimi, che quella era proprio una plasticosata baracconata allucinante. E guardate invece dove adesso, cioè qui ha interpretato un personaggio che secondo me è destinato a rimanere scolpito forever nella memoria. The Nice Guys è uno di quei film che io sinceramente mi riguarderei altre due o tre volte, e come ha sottolineato anche il buon Mattioschi in un commento alla mia pagina, sì, adesso mi ricordo della pagina, lui ha detto: io spero che sia il primo di una trilogia, è l'unica, e sono d'accordo con lui, l'unico caso, uno dei pochissimi casi in cui vedo un film e penso: cazzo, spero che ci facciano un seguito. Perché di fatto questo film sembra un film di introduzione, un film in cui ti presentano i due personaggi e poi creano la base per portare avanti la saga, fondamentalmente. Ora, visti i bassi incassi, non credo che questo succederà. Non so neanche se fosse questa la vera intenzione dei produttori e del regista, però effettivamente a guardarlo sembrerebbe così. Poi, non lo so, io se facessero The Nice Guys 2 lo andrei a vedere, perché se mi mantiene questo livello e magari lo ibrida con qualche altro genere, può starci tantissimo. Tra l'altro nel cast c'è anche Matt Bomer, è un attore considerato un grande sex symbol che piace molto alle donne e che qui è stato fantastico. Ora, io non so se sia come sto per dire, però a me sembra che con questo personaggio abbia voluto ricalcare almeno nel look un po' il personaggio di Anton Chigurh di Non è un paese per vecchi, quello interpretato da Javier Bardem. Non è un paese per vecchi è un film straordinario, l'ho rivisto l'altro giorno e quasi non mi capacitavo di come Coen siano riusciti a rendere al meglio quello che troviamo nel romanzo di Cormac McCarthy, da cui tratto. Non per niente all'epoca vinse la miglior sceneggiatura non originale tra i vari premi che vinse anche Bardem, perché porca puttana, Javier Bardem è stato un mostro lì. Ora, non che il personaggio sia uguale a Chigurh nel carattere, però la capigliatura, alcune sfumature del suo comportamento un po' lo ricordano. In realtà è un po' una sorta di miscuglio di vari villi, di vari tipi di villain tipici di film action come quello. Tra altre cose, parlando di buddy movie, uno dei buddy movie che io preferisco stranamente ancora più di Arma Letale, devo essere sincero, è Die Hard 3. Die Hard 3, Duri a morire, quello con Samuel Jackson e Bruce Willis, tutto è Jeremy Irons, cioè il cattivo tuttora rimane il mio Die Hard preferito, nonché uno dei miei buddy movie preferiti per antonomasia, perché davvero si parla di un film stratosferico. E ci tenevo a dirlo perché magari poi qualcuno dice: ma come non hai citato Die Hard? E buddy movie, sì, in effetti Die Hard, oltre ad essere una saga action non differente, è anche un tipo di buddy movie niente male. E potrei citarne un sacco di altri, ma staremo qua le ore. E quindi dicevo che è un film che io francamente consiglio a tutti, anche a quelli che magari non sono particolarmente fan del genere action. Perché lo consiglio anche a quelli che non sono particolarmente amanti del genere action? Perché sì, è un film d'azione, è un buddy movie guidato col noir. Proprio perché è guidato col noir, l'azione è meno presente rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un film come questo. Non voglio dire che non ci sia, c'è e ce n'è anche abbastanza, ma io mi sarei aspettato molta più azione, e il punto è che non te ne frega una mazzafionda, perché anche i momenti in cui non sparano e i momenti più di indagine sono intriganti. Una cosa che mi è piaciuta da morire di questo Nice Guys è proprio il fatto che la trama sia qualcosa di tanto semplice quanto allucinante, perché di fatto è un continuo mettere la berlina. È per questo che mi ha ricordato un po' Vizio di Forma, perché alla fine il caso in sé non è che sia niente complicato con chissà quali colpi di scena, anzi ci sono anche dei risvolti abbastanza amari, esattamente come li trovavamo in Vizio di Forma. Questa è una cosa che mi ha colpito, perché comunque alla fine quasi non ti interessa più sapere chi abbia fatto cosa, perché è palese, cioè è veramente palese fin dal primo istante come siano andate le cose. Ma Shane Black non si cura di quello, perché a un certo punto diventano molto più importanti della trama in sé i personaggi, quello che fanno, come si rapportano tra di loro. Il rapporto tra
il personaggio di Russell Crowe Healy e Holland, quello di Ryan Gosling, è un rapporto che è costruito in maniera, secondo me, sublime, perché di fatto, come in ogni buddy movie che si rispetti, come in molti buddy movie, fondamentalmente, loro, non essendo partner, quindi non essendo due poliziotti, si conoscono quasi per caso e non si sopportano sulle prime, e quindi da lì inizia questa amicizia improbabile proprio per la via dei fatti che li legano, e scoprono di essere una squadra ottima che funziona, per quanto siano effettivamente disfunzionali apparentemente, in realtà funzionano perché si compensano a vicenda, perché dove uno è un panzer che spacca la faccia a chiunque gli si mette davanti, l'altro è quello pasticcione che però alla fine è lui ad avere le intuizioni geniali, cioè è lui l'intelligente della coppia, per dire come stiamo messi, se avete il film ve ne rendete conto. E quindi ci sono anche dei momenti che, anche se ci sono magari delle cose narrativamente scontate, te le fai andare bene, perché non è quello l'importante. È un film in cui la trama è un pretesto per raccontarti i personaggi e per farti vedere come lavorano, qual è il loro modus operandi. Quindi io non posso che inchinarmi di fronte a Shane Black, che ha tirato fuori veramente un film che si potrebbe analizzare per ore, per quanto sia effettivamente molto semplice. Poi la regia è qualcosa di veramente godibile, perché, come ho detto prima, non si sta parlando di chissà quale incredibile bravura, però ad esempio ci sono dei momenti in cui la macchina da presa segue tutti i movimenti dei personaggi in maniera effettivamente chiara, cristallina. Ci sono anche dei bei movimenti di macchina proprio nel momento in cui iniziano a spararsi addosso, no? I campi contro campi sono gestiti in maniera perfetta. Altri momenti in cui magari non è permeante l'azione, ma serve per appunto raccontare per immagini una data cosa, esce in Black in cui, ecco, che ti mette in gioco una regia molto più riflessiva, con questa fotografia avrò detto sgargiante quando serve, e un pochino più cupa, ma proprio leggermente, nei momenti in cui per l'appunto non c'è bisogno di mantenere viva l'attenzione, l'adrenalina, ed ecco che sono momenti un pochino più introspettivi. Ora, non è che si possa parlare di vera e propria introspezione, perché, come ho detto prima, segue un po' il modo in cui venivano approfonditi i personaggi in film come questo, in passato, quindi i personaggi devono essere immediatamente riconoscibili, come quello cazzuto, quello pasticcione, quello un po' scemo, eccetera, perché l'importante è la relazione. Qui, come dicevo, danno, centellinano alcune informazioni che ti vanno a rendere il personaggio ancora più interessante di quanto lo era fino a poco prima, perché ad esempio la ragazzina poteva tranquillamente risultare fastidiosa in maniera esagerata, ma le ha dato a Shane Black alcune sfaccettature, ma anche solo superficiali, che la rendono invece un personaggio assolutamente interessante. Il fatto che non ascolti mai il padre, il fatto che menzioni sempre le amiche, che quindi spesso e volentieri vada dalla data amica o faccia arrivare la data amica a casa sua, insomma il fatto che crei delle situazioni che vanno a complicare situazioni pregresse è una cosa che sinceramente io ho apprezzato, perché comunque non è una cosa facile da fare, non è facile riuscire a farti assaporare quelli che erano poi i tratti distintivi dei vecchi buddy movie, dei film action in generale, però facendoti pensare, cavolo, sto guardando qualcosa che comunque è anche nuovo, perché è il vecchio che si mescola con il nuovo, non è semplicemente l'operazione di un nostalgico che vuole portare al cinema i fan nostalgici di un certo tipo di cinematografia, anzi, come dicevo prima, è riuscito a fare tante cose con questo film, il buon Shane Black. Quindi, per quanto mi riguarda, con questo si è riscattato a vita da Iron Man 3, nel senso che in Iron Man 3 aveva fatto delle cose che a me non erano piaciute, io cito sempre il famoso mandarino, ma non tanto perché mi avesse sminchiato in quella maniera il mandarino, perché per quanto mi riguarda poteva tranquillamente farlo, chi cazzo se ne frega del mandarino, anche fosse sto villain che va rispettato, a me dava solo fastidio che avesse diciamo rotto quello che è una regola non scritta tra virgolette di una sceneggiatura, ovvero il fatto che se tu mi devi togliere quello che è il villain principale, almeno fai che quello che diventa il vero villain sia quantomeno carismatico, sia un personaggio porca di quella miseria che sappia
riprendere la scena che era stata lasciata vuota dal cattivo precedente. Invece no, perché mi metti questo qui che è un pirla, che è un villain pessimo, e allora io mi incazzo. Ma era solo quello per la questione di Mandalorian che aveva dato fastidio, perché a me il personaggio di Sam non è che me ne fregassi. Più che altro mi ha dato fastidio che prima che si inizia a scoprire tutto quanto era anche un personaggio carismatico e rischiava di essere uno dei villain più fighi che si fosse visto in un film del Marvel Cinematic Universe. Peccato che poi hanno fatto quella scelta abbastanza assurda. Comunque, anche lì Shane Black ha usato, ha sperimentato, a molti questa sperimentazione è piaciuta, a me sinceramente no, però comunque il modo in cui ha sperimentato invece con questo The Nice Guys l'ho apprezzato e francamente se non gli faranno fare un seguito spero che gli facciano realizzare almeno un altro film di questo tipo, perché comunque io apprezzo che uno come Shane Black si metta sempre in gioco senza snaturare se stesso, cercando comunque di andare avanti. Lui non va mai indietro, e può sembrare strano se pensiamo che Shane Black è uno che si fissa con un certo tipo di film, con un certo tipo di stile che tecnicamente oggi è stato abbandonato, comunque non è, diciamo, lo stile più utilizzato. Più che abbandonato è stato fagocitato, perché magari l'idea del Buddy Movie lo troviamo per appunto nel cinecomic, in un altro tipo di film che è comunque continuazione, però come tipo di filone è un filone che appartiene a un'epoca che ormai è passata da tempo, eppure lui riesce tuttora a portarla in auge in questo modo, con questo stile fantastico. E il fatto che ci siano questi colori sgargianti sul fucsia, il viola, il rosso, che fa molto Miami Vice e di conseguenza anche molto GTA Vice City, mi piace molto, perché l'estetica, quella anni 70, che poi è un tipo di estetica che sarebbe proseguita anche per buona parte degli anni 80, quindi è sempre quello, un po' la Starsky Hutch, se vogliamo, perché di fatto Starsky Hutch era una serie che fondamentalmente si può ascrivere al filone Buddy Movie, anche se è una serie e non un film, però comunque ci sta che abbia ripreso in parte anche quel tipo di estetica, rimescolandola e facendola sua. Ecco, Shane Black dimostra con questo film di essere un autore fatto e finito, perché di questo stiamo parlando, di un grande autore, uno che ha le idee chiare, che vuole cimentarsi con un certo tipo di materia e che sa assolutamente come gestirla questa materia, perché non è facile riuscire a fare quello che ha fatto lui, non solo per il fatto che abbia mescolato materia eccetera, ma proprio per il fatto che è riuscito a reggere un film che comunque dura un paio d'ore belle secche e piene senza mai annoiare. La trama non ha mai un secondo in cui non abbia qualcosa da dire, non c'è mai un istante in cui i personaggi non facciano qualcosa che sia utile alla trama o comunque che faccia anche divertire lo spettatore. Il modo in cui conducono l'indagine così sconclusionato a me ha divertito tantissimo dall'inizio alla fine, quindi per il mio voto per questo film è 8 e mezzo, soprattutto per il tipo di film che vuole essere, per le pretese che aveva, perché come pretesa aveva quella di riportare in parte un genere, mescolarlo con un altro, ma soprattutto di divertire lo spettatore e di mettergli anche un po' di adrenalina addosso. Ci sono dei momenti in cui succedono delle cose che sono la trama è prevedibile, nel senso che capisci subito come potrebbe proseguire, ma non sono prevedibili certe situazioni, cioè certe situazioni che in un normale Buddy Movie credesti che andassero in un certo modo, qua invece vanno in una maniera del tutto opposta. Cioè ci sono due o tre scene in particolare in cui io stavo piangendo dal ridere, perché andavano completamente contro a quello che uno si aspetterebbe quando si approccia a questo tipo di film. Quindi veramente Shane Black è stato strepitoso, quindi il mio voto è 8 e mezzo. Quello che avevo da dire in generale su questa pellicola l'ho detta, quindi vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate, quello che avete detto, se siete d'accordo, se siete d'accordo, perché siete d'accordo, così creiamo la solita area di discussione. Ora io vi abbraccio, grazie mille per avermi seguito fin qui, fatemi sapere anche cosa vi è piaciuto di questo film, perché comunque sono curioso di sapere quali sono le cose che più gli hanno solucrato. Naturalmente se fate spoiler scrivete a carta cubitale la scritta spoiler, così non roviniamo la visione a chi ancora il film non lo ha visto, visto che comunque magari c'è qualcuno che ancora lo deve recuperare. Quindi se non avete ancora visto il film, così di proseguire con la visione di questo video, perché adesso farò spoiler, per cui ho sperato troppo. Noi ci vediamo al prossimo movie blog, altrimenti se volete sapere la mia più nello specifico su The Nice Guys, gli spenzo da 3, 2, 1. Dunque, i momenti che più mi hanno steso sono quasi tutti riguardanti Ryan Gosling. Innanzitutto, quando viene presentato, che capisci che è una persona
con grossi problemi legati all'alcol per via della morte della moglie. Peraltro lui si sente responsabile perché è uno molto distratto, è uno molto cazzone. La moglie continuava a dirgli che avrebbe dovuto riparare la caldaia perché sentiva un odore di gas. Lui purtroppo non ha più il senso dell'olfatto perché aveva preso una botta in testa durante un'indagine, quindi gli si è scombinato un po' la percezione dei sensi, e quindi la casa è andata a fuoco e la moglie è morta. Sono salvati lui e la figlia. C'è questa chicca che mi è piaciuta un sacco, della bambina che ogni tanto va in questo prato a leggere, perché è dove prima sorgeva la loro casa, e quindi capisci che va lì proprio per affezione al luogo. Insomma, questa piccola sfaccettatura che hanno dato alla figlia l'ha resa molto meno fastidiosa di quanto poteva essere, perché capisci che ha anche lei i suoi problemi. Oltretutto vive con un padre che è un coglione scapestrato. Quando all'inizio vediamo Ryan Gosling che durante l'indagine spacca un vetro della porta sul retro, ma ammazzata che si taglia, ma iniziano a zampinare il sangue, e lui dice oddio, sangue, lo vedi, lascerà proprio lui in ambulanza. Quel pezzo mi ha ammazzato, ma così come fa vedere il loro primo incontro, perché si incontrano per caso, perché tutte e due stanno cercando questa Amelia, che è un po' il fil rouge dell'intera trama, e fa piacere da ridere perché arriva la Seclo, che pur non essendo un detective è 20 volte più feroce e capace a combattere di lui, e quindi gli spacca il braccio. Insomma, fa vedere da ridere perché c'è il Ryan Gosling che cerca continuamente di prendere la pistola e la Seclo gliela toglie prontamente. Insomma, capisci subito che andano a formare una strana coppia. E poi quando vanno alla festa del produttore porno per cercare, per appunto, trovare degli indizi, sono morto quando vedi Ryan Gosling che si ubriaca, e che a un certo punto c'è la Seclo che passa e vedi nella vasca dove ci sono le tizie vestite da sirena che nuotano, lui in mutande che corre dietro le sirene. Cioè, è una cosa che ti mettono sullo sfondo, ma che a me ha fatto morire. Sono quei dettagli che sono strepitosi, come anche il momento con sempre Holland, per appunto Gosling, che dice a Seclo sì, ma pure cercarla, tanto non è un volo dell'aeroporto, non è un volo quello che c'è scritto sul biglietto, è una fa tutto un discorso fatto di appartamenti eccetera. Seclo scopre che si è sbagliato, però in realtà avevano ragione tutte e due, era un hotel vicino all'aeroporto, e quindi di fatto non era un volo, ma non era neanche il complesso di palazzi di cui parlava Holland. E io mi sono morto perché per tante cose si crea questa complicità tra loro, con Russell Crowe che racconta perché era andato sui giornali, perché praticamente aveva sventato un atto criminale di questo tipo, che era entrato in questo diner, in questa tavola calda una sera, e che aveva iniziato a sparare all'impazzata. Lui era andato a fermarlo, era stato colpito a sua volta, e aveva però fermato questo pazzo. E è bello perché quella scena è il momento di rivelazione del personaggio, perché mentre vedi il flashback con lui che pesta il tizio per fermarlo, lui dice quella sera è stato il giorno più bello della mia vita, perché per una volta mi sono sentito utile. E capisci che lui svolge questa attività di detective protettore dei deboli, clandestina, perché vuole rendersi utile, vuole essere utile. Però di fatto non è un detective, lui non è né un ex poliziotto né uno con licenza, è uno che fa quel mestiere. Anche la scena in cui la figlia di Ryan Gosling gli offre lo Yuhu, e lui il momento dopo arriva a casa con questa cassa di Yuhu, no? Quindi questa cosa del fatto che lui si è talmente ricordato di quanto siano buoni che si è andato a comprare una cassa, che arrivano poi i due che cercano di fargli la pelle. Quella scena fa morire perché c'è la scena dei pesci, quel tizio che si becca la bomba nel chiostro e gli viene la faccia blu, che inizia a ammazzargli i pesci, e lui si incazza perché dice poteva fare la cosa civile, ma tu hai fatto una cosa molto molto brutta. E alla fine lui, quando alla festa arrivano i cattivi e c'è quello con la faccia blu che viene investito a un certo punto, lui che cosa fa? Va lì e lo ammazza, lo uccide. Quindi è bella anche la scena dopo, in cui la ragazzina Holly chiede a Russell Crowe: ma tu quell'uomo l'hai ucciso? Lei sei stato tu? Lo fa: no, non sono stato io. Ah, allora sapevo che non avresti mai potuto farlo. Lui si sente male perché dice: cazzo, in realtà l'ho fatto, quindi sono una brutta persona. Magari gli chiede: ma tu ti ritieni una cattiva persona? Quindi anche questo mi è piaciuto molto. Ma poi il finale, cioè il finale con loro che vanno al salone dell'automobile di Detroit, del salone dell'automobile dove
per l'appunto vediamo che alla fine era tutto un complotto della madre di Amelia, che peraltro è interpretata da Kim Basinger. Mi è piaciuta molto questa cosa, perché era una roba che sapevi fin dall'inizio, però chi se ne frega. Anche qui, quando vanno all'Airport Hotel per cercare Amelia e sanno che è arrivato John Boy e che quindi sta succedendo qualcosa di brutto al piano di sopra, loro prendono l'ascensore e ci sono loro con la musichetta la musichetta brasiliera, salgono su e vedono la guardia con la gola tagliata. Sento un rumore di pistola, rientra l'ascensore, vedi che vanno giù, tutti gli aspetti che loro vadano su e iniziano a sparare impazzate. Invece no, c'è un ribaltamento della situazione, quello di cui parlavo prima, l'imprevedibilità. Vanno su, tornano giù e mentre tornano giù se vedi tipo la vetrata dell'ascensore che mostra un tizio che cade dal piano di sopra urlando, e poi guardare dove, che c'è la musichetta tutta allegra, il tizio che cade di sotto e loro con gli occhi sgranati che hanno una paura fottuta. Oppure anche quando Ryan Gosling trova il produttore del film morto, quello mi ha ucciso perché lo trova per caso, lo trova perché lui stava facendo il coglione, è caduto giù dalla collina, e mentre accende la sigaretta la luce dell'accendino illumina il cadavere martoriato, e bellissima reazione, inizia a fare e chiama l'altro, e poi vedo che c'è la Sacro che quando vedono il cadavere dice: il piano è questo, prima vomitiamo e poi pensiamo cosa fare. Sì, va bene, e si mettono a vomitare. C'è, capito? Lì è quello che non ti aspetteresti dei personaggi. Ti aspetteresti dei personaggi cazzuti che si mettono a risolvere la situazione, e invece poi alla fine non risolvono nemmeno un cazzo, perché alla fine il sistema vince e non riescono a cambiare nulla, però fondano la loro agenzia, l'agenzia The Nice Guys, da qui il titolo del film. È questo che ho adorato della pellicola, il fatto che non ci sia mai niente di veramente prevedibile. Cioè, a parte il risvolto di trama, le situazioni sono davvero qualcosa di pazzesco, tutto messo a berlina, tutto che non va come dovrebbe andare, insomma, questo mi è veramente piaciuto. Quindi, questo è quello che pensavo di The Nice Guys di Shane Black. Ho adorato letteralmente il modo in cui hanno costruito i due personaggi, quindi spero ovviamente che Shane Black ne faccia altri 12 fin così, perché veramente finché li fa così, ma che lo facciano lavorare, davvero. Quindi, questo era il mio parere più specifico su The Nice Guys. Ancora una volta, scrivete in un commento qui sotto cosa pensate, cosa siete d'accordo, perché non siete d'accordo. Scrivete anche in maniera specifica cosa ne pensate, contassinando sempre il commento con la dicitura spoiler, la carta dei cubitali, e fatemi sapere quali sono le scene che avete preferito, perché io non ho citato alcune, non ho citato tutto, perché saremmo voluti stare qui altre 2 ore e non era il caso. Quindi io vi abbraccio ancora una volta, sentite con la cellare che mi pervade, voglio tanto tanto bene, cazzo, rispetto troppo, noi ci vediamo al prossimo movie blog.